Bene amici del canale, eccoci qui per un nuovo unboxing, un nuovo video che ci tenevo particolarmente a fare con voi. Andiamo infatti ad aprire il nostro pacco Amazon, è stato già semi aperto ma non volevo svelarvi tutto il contenuto e quindi ecco che andiamo ad aprire il pacco vero e proprio. Allora, come anticipazione diciamo subito che si tratterà di un'impugnatura stabilizzante sia per GoPro che anche per il mio smartphone che è attualmente la miglior fotocamera che ho e quindi con la quale registro la maggior parte dei miei video. Questo perché mi permette di registrare video a 1080p 60 fps stabilizzati oppure video in 4K a 30 fps. Quindi attualmente è la mia migliore fotocamera. Ho tutta una serie di supporti che mi permettono di collegare ad un attacco a vite, ad un treppiede, ad un cavalletto, quello senza dubbio, ma mi mancava un'impugnatura salda con cui poter effettivamente tenere in mano con grande controllo per i video in movimento appunto il mio smartphone per eseguire questo tipo di riprese. Quindi sono andato ad acquistare questo accessorio che anche, avrà anche, come vedremo, tutta una serie di accessori compatibili con GoPro, ma andiamo appunto ad analizzarlo subito. Allora, innanzitutto, come voi vedete, il prodotto della Camkix e è anche fornito una comoda pettolina, sempre utile averne una in più. Di solito si usano quelle degli occhiali, ma appunto sempre utile averne una dedicata, come si vede qui, penso, dalle immagini. Dopodiché vi ho questa card, Povis Card Out to Frame Your Photo, come si vede qui, per avere dei vantaggi VIP se scansionate appunto questo QR code o se condividete su Instagram, insomma le solite cose abbastanza inutili. Ah, importante, il prezzo, non vi ho ancora detto, io ho ordinato per 15,99 € questo articolo su Amazon, quindi non molto costoso, e per il tipo di video che faccio mi era diventato abbastanza essenziale. Erano circa 8 € di spedizione, che non sono andato a pagare proprio perché è membro Prime, cosa che consiglio a tutti, infatti con già due ordini si copre il costo annuale del Prime, quindi il prezzo è stato dei soli 15,99 € arrivato in praticamente un giorno, ordinato ieri, arrivato soltanto oggi. Quindi andiamo ad aprirlo. Ecco qua l'impugnatura vera e propria, pezzo fondamentale che noi prendiamo. Innanzitutto, cosa che ho notato subito anche dal pacco, che è molto pesante. Molto, è il pesante il giusto. Qui vi è il grip come l'impugnatura della bicicletta. Io facendo anche mountain bike riconosco questo tipo di impugnatura che permette appunto di avvolgere le dita, come voi vedete, e far sì che non scivoli in questa direzione. Appunto del giusto peso, con anche questo comodissimo laccetto che permette appunto di collegarlo alla mano per evitare che in ripresa in movimento. Ah, tra l'altro farò a breve un video di motorsport e quindi vi invito a iscrivervi e a rimanere appunto sul canale, e mi sarà utile proprio perché anche nel caso mi cada resterà appunto attaccato, ma questo è abbastanza banale. Come dicevo, il peso è molto giusto, molto ben bilanciato anche nei suoi pesi. Qui vediamo l'attacco della GoPro, ma andiamo ora a aprire tutti gli accessori, perché sì, è possibile collegare una GoPro direttamente, ma non è questa la sua funzione base, ma io l'ho preso proprio per tutti i vari altri accessori integrati. Qui abbiamo le varie viti che vedremo subito, e esatto, l'accessorio principale per cui sono andato ad acquistare questo tipo di supporto è proprio questo. Come noi vediamo, è un attacco che permette, in questo caso tramite una vite che è fornita, di collegare, in particolare muta, anzi, così è meglio, di trasformare l'attacco GoPro in un attacco a vite. Infatti io ho già un supporto che mi permette di collegare il mio smartphone ad un attacco a vite standard per i vari cavalletti e treppiedi che ho appunto per realizzare i video, e quindi questo mi è molto comodo. Inoltre vedete anche che vi è una piccola, innanzitutto la gomma per far sì che non scivoli, una piccola indicizzazione proprio per avere un maggior grado, diciamo, di controllo sulla posizione del nostro supporto, che in questo caso sarà uno smartphone, ma anche una fotocamera, una Reflex, una compatta, una mirrorless, insomma tutte le possibili fotocamere sul mercato. Quindi questo è appunto fissato in questa posizione e andrà a svolgere il suo compito. Ma nel caso voi non l'aveste, incluso nel kit, perché ho già dato una sbirciata, di questo ne parleremo dopo, esatto, è incluso anche il supporto per smartphone. Io ne ho già uno di una qualità leggermente superiore, ma ve lo mostro comunque, proprio perché cosa accade? Diciamo che qui si inserisce il vostro smartphone in questo modo, quindi tra questo spazio, la telecamera risulterà poi sporgere da questo lato o dall'altro come voi volete, e voi vedete che qui sotto si può tranquillamente avvitare, nel caso anche da questo lato, ma non ne trovo molto l'utilità. Comunque da questo lato si può avvitare appunto il vostro supporto in questo modo, andando quindi a fissarlo, come vi mostro ora, e noi notiamo che la gomma ci permette subito di fissare in maniera abbastanza precisa la vite. Vite, perdonatemi, sì, esatto, un meccanismo che è anche proprio una vite di serraggio a cacciavite, se proprio si volesse serrare ancora di più la vostra impugnatura, e poi il tutto va collegato appunto in questo modo, in modo da avere il vostro smartphone in questa posizione e poter riprendere in maniera stabile, con un'impugnatura molto più ergonomica e anche migliore, tutto ciò che sta accadendo. Ma veniamo ora a appunto la feature, diciamo, fondamentale di questo dispositivo, che è quest'ultimo, che vado a aprire per ultimo. Quest'ultimo aggeggio, e cosa fa questo aggeggio? Permette di posizionare in questo modo, anzi,
forse anche meglio se lo giriamo. Esatto. Permette di posizionare in questo modo la nostra impugnatura, di modo da avere il doppio attacco. Il doppio attacco, come si vede anche sul sito del produttore, è molto comodo per due fotocamere, quindi una che inquadra frontalmente, una posteriormente, in questo caso appunto tutte le viti sono fornite, oppure anche una GoPro a livello frontale, se è ancora una GoPro 4, quindi senza display, sulla parte posteriore può essere installato proprio il vostro smartphone in questo modo, quindi andando ad avere la GoPro frontalmente e lo smartphone posteriormente, che attraverso l'applicazione GoPro che sfrutta un wifi direct tra telefono e GoPro, quindi non c'è bisogno di alcuna connessione internet, anche se siete in posti sperduti, utilizzare proprio lo smartphone per impostare e settare l'impostazione della GoPro e anche per appunto usarlo per visualizzare ciò che si sta riprendendo. Quindi anche molto comodo per chi non avesse come me l'ultimissima versione di GoPro, ma anche con le versioni prima, in questo modo si possono appunto combinare le due cose di modo da avere uno schermo e una possibilità di impostazione di vedere direttamente ciò che si sta riprendendo. Altra cosa, si può anche usare, come sempre sul sito del produttore, per avere due fotocamere in inclinazioni diverse e quindi per ad esempio in questa posizione per effettuare video con diverse angolature che poi per poi montarle, insomma è molto versatile questo oggetto. Proprio per questo che l'ho comprato, vi farò sapere nei prossimi video anche sul campo, in particolare sabato realizzerò questo video, vi invito a restare collegati su tutti i vari social. Vi ricordo come ultima cosa che ho aperto anche il canale Instagram su cui pubblicherò foto anche in anteprima dei video che sto realizzando e appunto dei posti o degli oggetti che saranno poi presenti nei video, quindi vi invito a seguirmi anche lì se volete, non state nella pelle, volete vedere appunto anteprime di questo tipo di prodotto. Quindi è appunto con questo tipo di prodotto che io vi lascio, vi darò, come vi ho già detto, informazioni più specifiche più avanti e vi do appuntamento a un prossimo video. Vi ricordo sempre di iscrivervi se volete supportare il progetto. Un saluto a tutti da Bibatti Tech Channel e alla prossima!